Siamo a Marina Dorica, si è appena conclusa la prova offshore dell'Adria Ferri Sork International World Championship. Insomma, Jasmine si è cavata qualche soddisfazione? Assolutamente sì, è finita da poco la regata lunga, composta in due parti. Tra l'altro per noi è un campo di casa, perché siamo un equipaggio assolutamente dorico. E bella regata, complicata, meteo molto molto impreciso e imprevisto. È imprevedibile, e quindi insomma soglia d'attenzione alta per tutte le 20 ore di regate, e ci ha pagato, è andata bene. Pensi che essere, diciamo, padrone di casa, conoscere bene questo campo di regata vi abbia avvantaggiato? Perché ad esempio, parlando con gli altri equipaggi, c'è stata questa corrente molto forte che ha complicato un po' le cose, specialmente nelle prime fasi. No, non erano condizioni che rientravano nei classici climi termici o venti locali, quindi direi di no. Tra l'altro il primo disimpegno per noi è stato molto difficile, completamente sbagliato, e poi abbiamo fatto tutta una regata in rimonte, il recupero, di notte le carte si mescolano sempre, e dal mazzo è uscita la nostra barca, quindi è andata bene, sì. Tra l'altro una sveglia, tra virgolette, sotto il temporale. Decisamente, sono arrivati un paio di groppi forti con prima solo pioggia, poi aria sostenuta 20-25, forza raffica 30, e proprio verso l'ora dell'alba. Però ormai i giochi erano ben fatti, nel senso che ormai la flotta era bella sgranata, anzi ci è servito per consolidare le prime posizioni senza correre troppi rischi. Una ultima considerazione: il vostro è un equipaggio che regata da tempo insieme, o è stato un equipaggio che è stato creato apposta per questo mondiale? No, siamo un equipaggio di amici, proprio con la maiuscola, tutti di Ancona, armatore anconetano, un po' di derivisti a bordo, ci alleniamo insieme quando si riesce il sabato e domenica, e ogni tanto ci togliamo qualche bella soddisfazione come questa.